dipendente della multinazionale svedese, il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti, è in prima linea nella battaglia per il salvataggio dello stabilimento di Porcia. È lui che di conti se ne intende, spiega l'arcano tra le cifre diffuse dai sindacati e quelle dell'Electrolux. È vero che inizialmente sono 140 quanto sono, ma sviluppata nell'arco del tempo, cioè nei due anni o tre che il piano prevede, alla fine si arrivano alle cifre che sono state dichiarate. Uno, due, forse questo non è noto in campo nazionale, ma l'Unione Industriale di Pordenone ha presentato un piano relativo al costo del lavoro che un per l'altro portava un 20% di riduzione con una rinuncia ad una serie di diritti o di benefici acquisiti nel tempo che alla fine davano questo come somma. Quindi questo modo di aggiustare un po' il tiro sui numeri la dice lunga. La comunicazione del piano industriale era qualcosa di atteso, ma è stato fatto un'operazione di una violenza che a mio avviso nel campo delle relazioni industriali non si registrano da anni. Bisogna andare alla trattativa di Pomigliano d'Arco. E si preparano alla mobilitazione. Si arriverà dove vogliamo noi e gli sindacati anche, cioè che ci sia un'attenzione su questo tema a livello nazionale che sinora c'era stato negato. Questo è un tema che non riguarda semplicemente le quattro fabbriche Electrolux, riguarda un settore, riguarda un modello che si cerca di vendere attraverso questa trattativa di Electrolux, ma che porterà come conseguenza ad un impoverimento delle persone che lavorano in Italia generalizzato. Se lo vogliamo accettare tout court, così passivamente, non credo che possiamo farlo. Stiamo velocemente cercando di fare il punto, perché di iniziative bisognerà prenderne molte. Qui ci sarà sicuramente un blocco della produzione, del far uscire le merci, immagino che siano gli strumenti tipici in momenti come questi. La regione e il comune sono insieme per sollecitare questo confronto a livello nazionale che è indispensabile per vedere come andare avanti.